Ecco che arrivo, eh. Grazie per i tuoi sogni, perché ci hai insegnato che cos'era la speranza fino all'ultimo momento, cosa significa sognare, e buon viaggio, grande sognatore inquieto. Era attendibile, eh? Stanno facendo un po' di spesa. Eh sì, sei il protagonista. Avete pensato un po' come fare? Certo, io sì mi sento privilegiato. Cioè, sono uno dei tanti che hanno provato e in tanti non riescono a trovare. Per esempio, parlando del mondo delle droghe, perché poi è diventato il mondo delle droghe, il ricorso ai paradisi artificiali. Ma se noi togliamo l'esperienza che si può fare attraverso le sostanze, come io la intendo e come l'ho intesa sempre nelle mie esagerazioni, tanti si sono buttati lì per non pensare, per estraniarsi, e ripropongono alla fine gli stessi modelli da cui vorrebbero essere scappati. La mia ricerca, da quando avevo 14 anni ad adesso, non si è sospesa, non è finita. È sempre una cosa in divenire, è sempre una cosa che mi dà piacere e giorno per giorno, anche la notte, notte dopo notte, mi dà la forza di alzarmi tutte le mattine essendo abbastanza contento di quello che ho. E l'avventura comincia a Bologna, nel senso che a 14 anni sono andato via di casa, sono fuggito di casa, minorenne, così, con tutto quello che c'era dietro di significato. Ecco, e lì c'erano i primi hippie, i primi figli dei fiori, così. E io mi sono fermato con loro e sono stato per un mese a vivere con loro. Dormivamo in una fornace abbandonata e si cominciava ad usare qualche droga, e fumare hashish, marijuana, e poi ho cominciato con l'oppio, con le anfetamine, con l'acido lisergico, e tutte queste storie mi hanno... Era una vita che mi appassionava, mi piaceva, perché mi alzavo la mattina e ero padrone della mia giornata, cioè andavo dove volevo, facevo quello che volevo. Grazie per quello che hai dato alla casa, quello che hai dato a me, a noi operatori. E grazie per aver condiviso la tua storia, una storia profonda, però una storia che a me ha insegnato a non giudicare e non giudicarti, anche se ogni tanto mi sono messo dalla parte di tua mamma, della tua famiglia, e un po' di rabbia mi veniva. Una vena di pazzia ce l'abbiamo tutti quanti e non è detto che la pazzia sia sbagliata, la pazzia è un vivere la realtà in modo soggettivo, non è che per tutti è uguale la vita. I momenti di sballo con le sostanze mi portavano così fuori che mi rendevo conto che ero sul filo in bilico tra la follia e la realtà e la morte anche. E quindi ho dovuto ragionare su questa cosa e ragionando adesso dico che sono ancora un po' folle.
Io sono andato nell'86, sono entrato in comunità, nella comunità di Camparta, Camparta Alta di Meano, in Val di Cembra. E ci sono andato perché ero stanco di pagare con la libertà fisica, cioè nel senso che sono stato diverse volte in carcere e non mi andava più di pagare questo prezzo così alto per quello che io cercavo di avere nella vita. Mia madre mi ha dato la possibilità di farmi la residenza qui, allora io, avendo la residenza qui, ho potuto fare domanda per questa casa, che dopo 2 anni è stata accettata, e dal 2001 che io abito qui, in questa casa, ed è la mia casa, e sono le mie cose, e qua io, questo è il mio mondo. Le città si propone la stessa cosa, che è un po' l'immaginazione, quando si rendono conto che sei diverso da loro perché cerchi nella vita e nei rapporti qualcosa di più che non sia semplicemente fare 8 ore di lavoro, andare a casa, guardare la televisione, educare così così i figli e queste cose, quando si cerca di capire che senso ha la vita, che senso hanno i sentimenti, che senso hanno le emozioni, la gente scappa da questa cosa emarginando, cioè dando del drogato a tutti, anche perché il drogato è il diverso, è quello che dà fastidio, è quello che rompe gli schemi con il tessuto sociale. E in realtà cioè, probabilmente è diventato anche questo poi ghettizzando le persone, però da dove sono partito io volevo portare il mio piccolo contributo a fare un'esperienza di vita diversa, più interessante, più basata sull'emotività, sui sentimenti e sul piacere di vivere la vita. Con i suoi amori, i suoi dolori, i suoi dispiaceri, i suoi piaceri. Adesso prendo la limonata. Senza zucchero, è semplicemente acqua e limone. Io ne bevo 2 caraffe al giorno. Ho detto che sono privilegiato, e nel senso che con la mia malattia, cioè l'AIDS, devo fare i conti quotidianamente con la morte, perché la morte ci tocca a tutti prima o poi di morire, però avendo alcune malattie che sono mortali, ci si trova a pensare e a vivere e a dire, caspita, se domani mi succede così posso morire. Però è lo stesso, cioè io morirò sapendo che ho speso la mia vita cercando di raggiungere certi obiettivi di pensiero, di comportamento, di valutazione con gli altri e queste cose qui. Quindi tutti i giorni io alla morte ci penso, ma non in un modo distruttivo, in modo positivo, perché è qualcosa che è in divenire, è una crescita anche questa. C'è l'amore, c'è la vita, c'è la morte e ci appartengono tutti e tre questi sentimenti.
promesso che ti avrei pubblicato il libro della tua storia, e l'ho fatto. L'ho fatto e ho cercato da una parte all'altra, l'ho fatto anche con forse all'ultimo momento. E ho messo la tua immagine, quella tu ti vedevi così. Ti vedevi così, col naso lungo, la pancia grande, le gambe piccole, un po' come una gallina, però dicevi sempre io sono bello. Dicevi io sono bello perché sono bello dentro. In effetti credo, Giovanni, credo che tu sei stato proprio bello dentro. Io dovrei ereditare un bel posto così. Una volta pensavo nell'arco di 2 anni cosa posso fare, adesso penso che morirò a 90 anni. Io sono convinto di questa cosa qui e è un mio desiderio e secondo me si avvererà, perché fino adesso quello che ho desiderato si è avverato. E quindi non vedo perché non questa cosa, cioè malandato come sono, gambe rotte, occhio guercio, e dopo, però ci arriverò ai 90 anni.